sei? Oh mio Dio, tutto il sangue! È tantissimo! Prima che arrivi l'ambulanza. Ciao a tutti, io sono Rui e benvenuti nella mia vita. Oggi ha inizio una giornata davvero super pazza, perché ho intenzione di fare uno scherzetto a Sofì. E sapete chi sarà mio complice? Il nostro Ray, la nostra palla di caca bebè. Ehi gattino, stai calmo, stai. Puoi lasciare la mia mano per favore? Grazie. Se ricordate bene, un po' di tempo fa Sofì mi ha fatto uno scherzo davvero cattivissimo. Ovvero, ha finto di aver perso la memoria per un'intera giornata. Mi ha fatto credere che non si ricordava più chi io fossi. E così oggi ho intenzione di ripagarla con la stessa moneta. Le farò credere che io ho perso la memoria. Secondo voi ci crederà? Non ci crederà? Chi lo sa? Il piano è davvero molto semplice. Le farò credere che, dondolandomi con la sedia e giocando al telefono... Ray, aspetta, non è il tuo momento. Stai qua tu. Dondolandomi con la sedia, ho perso l'equilibrio. E sono caduta lì indietro battendo la testa. A quel punto io mi farò trovare a terra senza sensi e il gioco è fatto. Che succederà? Ci crederà? Non lo so. Prima di iniziare però io vi ricordo che è uscito sul nostro canale Me Contro Te Music una nuova canzone. La vita è un circo. È bellissima. La state ascoltando in tantissimi e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, correte ad ascoltarla e condividerla con tutti. Ma adesso che il piano abbia inizio. Sofì? Che c'è? Puoi venire un attimo qua dentro? Ho bisogno del tuo aiuto. Mi sto struccando. Su, corri, ho bisogno di te. Oh, arrivo. Lui. Ti sei fatto male? Ma chi è questo essere qui, peloso? Ray, lascialo stare. Lui, come stai? Vieni. Ma non parlavo di Ray, parlavo di te. Chi sei? Mi hai chiamato essere peloso. Sono Sofì. Lui, ti sei fatto male? Oh, lui? Chi è lui? E tu chi sei? Perché sei a casa mia? Lui? Sono Sofì, me contro te, ti ricorda niente? Ti sei fatto male, ho visto che sei caduto. Quando sono caduto? Non ricordo bene. Sei caduto dalla sedia, vedi la sedia è a terra. Meno male che non si è spaccata, ho sentito un botto. Ma tu sei sicuro di stare bene? Che ti sei fatto? Ti fa male la testa? Signorina, non mi tocchi assolutamente. Io non so lei chi sia. E soprattutto cosa ci fa a casa mia. Esca subito fuori. Lui, ma sei impazzito? Fai controllare. Niente, secondo me non ti sei fatto male. Mi sono fatto malissimo. Voglio rispondermi un po'. Da duredodu. Ma cosa dici? Ragazzi, sono in una casa di pazzi. Ma hai perso la memoria? Ah sì? È stata la botta? Sì. E non sai chi sono io? No. Non sai il mio nome? Kira, sì, io sono Kira. E il cagnolino come si chiama? Non lo ricordo, mi fa soltanto male la testa. Oh tesoro, sarà stata una botta fortissima. Facciamo così, riposati che io penserò a una soluzione e tornerò da te. No, non deve tornare da me signorina, se ne deve andare perché questa è casa mia e io non la conosco. Ok, sì, va bene, me ne andrò. Vado. Ragazzi, forse ci ha creduto. C'è cascata. Lo scherzo sta funzionando. E vai! Sì! Ray, dimmi la verità. Mi sta facendo uno scherzo, vero? Secondo me è un sì. Avete visto come schiacciava l'occhio? Non è da Ray, è perché è nervoso. Sa di essere un complice. Il nostro Louis potrà essere pure ingegnere spazio e divertente quanto volete, ma sicuramente è un pessimo attore. Ho subito capito che si tratta di uno scherzo. Tra l'altro lo scherzo che io stessa ho già fatto a lui. Ma come pensava di farmici cascare? Lui, secondo me, mentre era di là, ha finto di cadere con la sedia per poi inventarmi che ha perso la memoria. Ma si capiva a distanza anni luce che in realtà la memoria ce l'hai come. Gli ho chiesto come mi chiama e mi ha risposto Kira. Ma io non voglio dirgli subito che ho capito che è uno scherzo. Anzi, voglio fargli lo scherzo nello scherzo. Voglio fargli credere che in realtà io sono cascata nello scherzo. E voglio fare nel frattempo uno scherzo a lui. Beh,
sicuramente non ci avrete capito un accidente. Però è chiaro, statemi a sentire. Adesso io andrò di là e gli farò credere che penso veramente che lui abbia perso la memoria e che quindi dovrò curarlo. Ma io non sono un medico e quindi lo farò preoccupare. Andiamo, sarà super divertente. Andiamo di là. Oh, Ray, sei tornato da lui. Bravo, cagnolino, fagli compagnia. Amilcare, sei tu? Amilcare, sì. Oh, lui, io penso proprio che tu abbia perso la memoria, tesoro. Ho perso la memoria, signorino Ubalda. Io non mi chiamo Ubalda, mi chiamo Sophie. Che cosa tremenda, ti sei dimenticato di tutto. Ma tranquillo, lui, ci sono io al tuo fianco, pronta a prendermi cura di te. Oggi io ti guarirò. Intanto inizierei facendo una breve visita della testa, se lei me lo consente. Una visita? Sì, controlli, perché mi sono fatto molto male. Mi faccio controllare. Oh, caspita. Mamma mia, ma lei sta sanguinando. No, ma qui ci vogliono dei punti. Mamma, che dice, signorina? No, non è per niente così. Ai, 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 la mia testa. Ma come? Sangue? Ma dove l'ha preso questo sangue? Lui, dalla tua testa, stai sanguinando! Ray? Mm. Ray, ma che stai mangiando? Non lo so come mai Ray voglia mangiare il tuo ketchup, cioè il tuo sangue. Secondo me Ray è un vampiro. Sì, assolutamente. Ray, sei un vampiro? Sicuramente. Ragazzi, mi sa che ci ha creduto troppo. Ma adesso dove sta andando? Eccomi, arrivo! Cosa ha preso, signorina? Dobbiamo fermare il sangue, è importantissimo, prima che arrivi l'ambulanza. Ma con la carta igienica? Sì, è importante. Ma anche la bocca? È fondamentale. Ma lei è laureata in endotologia? Medicina e chirurgia. Anzi, mi aspetti qui che vado a prendere la cassettina del pronto soccorso. Ma non c'è bisogno, signorina. Ragazzi, aiutatemi, la situazione ci sta sfuggendo di mano. Oh cavolo, è di nuovo qua, arriva. Eccomi, ho portato tutti i miei farmaci. Dovrei avere da qualche parte una puntura. Una puntura? Sì, in questi casi bisogna farla subito. No, ma non ho bisogno di nessuna puntura, mi creda, non c'è bisogno. No, va bene così. Intanto prendiamo questo termometro e lei si deve misurare la febbre. Se lo mette in bocca. Ok. Ma questo... Ma questo è quello che metti sotto le ascelle? Sì. Ah, mi dispiace, non ho la puntura, quindi dobbiamo fare senza anestesia. Puntura? Anestesia? Ma di che stai parlando? Prima di chiamare l'ambulanza, voglio tagliare il ciuffo, tagliare tutti i capelli, renderti pelato e darti giusto qualche punticino nel taglio. Tagliare i capelli, ambulanza? No, ma assolutamente no. Ok, no, aspetta. Come quelle forbici. Dobbiamo tagliare il ciuffo. Assolutamente no. Assolutamente sì. Lei per ora è in uno stato di confusione. Ha perso la memoria, è normale. Non capisce la realtà. Ma mi creda, io devo salvarla. Io sono un medico. Io sono la dottoressa Sophie. Dottoressa Sophie? Io non penso proprio che lei è una dottoressa. Certo che lo sono. Guardi, ho tutti quei farmaci. Sono una dottoressa. Vede, so cosa fare. Ho utilizzato un linguaggio tecnico. Anestesia. Ho visto il sangue e non mi sono spaventata. So che prima devo togliere i capelli. So tutto della medicina, quindi... No, ma guardi, dottoressa, mi inizio a sentire un po' meglio. Forse mi sta tornando leggermente la memoria. Tra qualche minuto sarà tutto ok. Sì. Basta con queste forbici, basta. Calma, basta, va bene. Era uno scherzo. Non ho perso la memoria. Ray, lascia la mia benda. No, quella è mia. Mi state prendendo tutti in gioco di me. Lui, ma è impossibile, volevi farmi lo scherzo che io stessa ti ho fatto qualche mese fa. Ma sei serio? Ma non era ovvio che non ci credevo? Lo sanno tutti che sono un attore nato. E pensavo ci cascassi. Ma solo non ho capito una cosa, da dove hai preso quel sangue? Veramente ho sbattuto la testa e non me lo ricordo. Sciocchino, era ketchup. Ho fatto lo scherzo nello scherzo. Alla fine tu, da colui che voleva fare lo scherzo a me, sei diventato mia vittima. Veramente complimenti. Grazie. Sei riuscita a rigirare lo scherzo a tuo favore. Già. Ti avevo sottovalutato. Mai sottovalutato.
valutare una carciofina. Ma comunque Team Trotter, l'avventura divertentissima di oggi si conclude qua. Cliccate qui per iscrivervi al nostro canale e non perdervi nessuno dei nostri video. E cliccate qui per vedere il video di ieri. Noi vi mandiamo un bacione, un abbraccio, salutiamo l'abbonato di oggi che è Luca con la pizza e ci vediamo domani con la nostra avventura. Ciao! Ciao.